e gli occhi neri, gli occhi del diavolo. Ciao a tutti, ben ritrovati sul canale per questo nuovo breve video unboxing. Voglio mostrarvi un prodotto che mi è appena arrivato, un prodotto import ma con audio italiano. Si tratta di un prodotto tedesco che adesso andiamo a spacchettare insieme. Ecco qua. Si tratta di un'edizione distribuita comunque di recente, da pochi mesi, ovvero il film, qui lo troviamo con il titolo tedesco Sciacca, ma in realtà il film si chiama Sangue negli abissi ed è una pellicola girata nel 1989 dal regista Aristide Massaccesi. Qui lo troviamo con il nome d'arte Raff Donato, quindi oltre allo pseudonimo di Gio D'Amato ha utilizzato anche il nome Raff Donato. Film che, come possiamo notare dalla copertina, è basato sugli squali assassini, quindi anche Gio D'Amato ha detto il suo su questo sottogenere. L'Italia non è nuova, perché dopo il successo avuto da Spielberg con Lo Squalo sono stati girati diversi film cloni sul filone shark movie, come ad esempio il film diretto da Lamberto Bava, Shark, rosso nell'oceano, oppure Cruel Jobs, diretto invece qualche anno dopo, se non sbaglio, rispetto al film di Lamberto Bava, da Bruno Mattei. Tutti film ovviamente a basso costo, bassissimo costo, questo non è da meno. Film girato in meno di 10 giorni, con un budget davvero rosicatissimo, prodotto dalla Film Mirage, che poi ha distribuito il film all'estero con zero successo. Il film venne molto molto criticato all'estero. Per Lo Squalo è stato utilizzato un manichino meccanico, di certo non con la stessa qualità di quello utilizzato da Spielberg con il suo Bruce, anche se quello ne ha avuti di problemi con il suo squalo, però chiaramente i limiti in questo film si vedono tutti. Però è diventato negli anni un cult movie e sono molto curioso di vederlo anch'io. Ho visto soltanto il trailer, quindi mi sono fatto comunque un'idea, però adesso voglio comunque visionarlo tutto. Edizione che comprende diversi contenuti extra, tutti curati da Eugenio Ercolani. Infatti adesso inseriamo il disco Blu-ray nel lettore, così vediamo quali sono questi contenuti speciali e poi vediamo anche più da vicino questa edizione hardbox. Non si tratta di un mediabook, si tratta di un hardbox, un altro tipo di formato che io personalmente odio, non mi piacciono gli hardbox. Però volevo comunque avere questo film, quindi ho preso questa versione. Ma adesso concentriamoci sul disco Blu-ray. Bene, una volta quindi inserito il Blu-ray nel lettore, troviamo questo menu movimentato. Inserisco il disco quindi per la prima volta, quindi vediamo un po' che cosa c'è all'interno. La musica che ascoltiamo nel menu è quella composta da Carlo Maria Cordio. Andiamo a dare un'occhiata al setup. Abbiamo quindi la traccia tedesca e quella italiana 2.0 con sottotitoli forzati in tedesco. Diamo un'occhiata quindi invece ai contenuti speciali. Abbiamo un commento audio con Kai Naumann, che però in lingua tedesca se non sbaglio. Poi abbiamo alcune scene alternative. Passiamo adesso invece alle interviste, che sono invece in lingua italiana. Red Paint and Plastic Fins, questa è un'intervista con Piero Parisi, una featurette curata da Eugenio Ercolani. E questa intervista, che è completamente in lingua italiana, ha come durata 14 minuti. Prossima intervista invece con Fabrizio Laurenti, regista che aveva già lavorato con Massaccesi e la Film Mirage nel film La Casa 4, infatti aveva diretto il film La Casa 4. Questa intervista, anche questa in italiano, ha come durata complessiva 29 minuti. E dando un'occhiata comunque al film, niente male la qualità video, piuttosto pulita l'immagine, è noto con molto piacere che i sottotitoli non sono forzati, si possono tranquillamente rimuovere durante la visione. E passiamo adesso invece a visionare il packaging di questa edizione. Come già accennato prima, si tratta di un'edizione hard box,
un tipo di confezione che io non amo, però a quanto pare in Germania funziona, ricorda un po' le vecchie VHS che venivano distribuite appunto in Germania con questo effetto, diciamo, al libro. Edizione della X-Rated, come già accennato prima, edizione che non ha i sottotitoli obbligatori. Inizialmente pensavo i sottotitoli fossero forzati, perché spesso e volentieri la X-Rated fa in questa maniera, però la sorpresa è che i sottotitoli si possono tranquillamente rimuovere. Quindi diamo un'occhiata anche al retro dell'edizione. Questa è la serie dedicata a Joe D'Amato, la numero 20. Nel cast abbiamo Frank Baroni, Alan Court, Kate Kelch e John Bruns, diretto da Ralph Donato, che sarebbe Joe D'Amato. Gli extra li abbiamo visti poco fa, non sono riportati qui sul retro. Abbiamo un vietato ai minori di 18 anni, durata 90 minuti, e queste sono le immagini presenti in questo retro. Diamo adesso un'occhiata all'interno, ma durerà davvero pochi secondi, perché voilà, questo è tutto, davvero molto anonimo. A me non piacciono questi art box. Adoro i mediabook, apprezzo le steelbook, ma odio gli art box. Questa è la serigrafia sul disco Blu-ray e niente, c'è ben poco da dire. Voilà, peraltro nello scaffale ci entra proprio pelo pelo, perché sono più alte rispetto alle edizioni mediabook. Bene, quindi termina qui questo video unboxing dedicato al film Shaka, ovvero Sangue negli abissi, diretto da Aristide Massaccesi. Noi ci vediamo molto presto per ulteriori video unboxing. Ciao a tutti.